tutto, e dopodiché con un guanto che si trova un po' dappertutto, basta che sia abbastanza grezzo, non tantissimo per la pelle, dove praticamente si spalma questa cosa qui facendo questi movimenti su e giù sulla pelle, dove verrà tolta tutta la pelle morta quando noi andiamo a farci l'abbronzatura, cioè che prepariamo proprio la pelle, soprattutto le donne dai 30, 40, 50 anni, 60, questa parte qui, perché la parte più molla, perché dopo i 40 anni che si va in menopausa non c'è più gli ormoni che funzionano più della parte del seno, praticamente viene caduta questa parte qui delle donne, ecco perché le donne hanno questa parte molto flaccida per questo motivo qua, finché ci sono gli ormoni funzionano, è rassodato, dopodiché basta. Allora praticamente questa quindi parte, quindi aiutiamola qui, con il guanto, con il guanto a risollevare, con le ricrine, lo stesso anche dalla parte del décolleté, lo stesso dalle altre parti, fino al collo, ma non tanto il viso. Il buono il viso invece si prenderanno le mani, si aiutano le mani, perché il viso è la parte più delicata. Sì. Infatti io dico sempre, quando si trucca e si strucca, si tampona con l'asciugamano, ma mai andarlo a sfregare. Mai strofinare, sfregare, tamponare sul viso, perché abbiamo una pelle molto più delicata. E molto fine. Molto fine, poi con il sole si può sempre macchiare, che anche quello è un grandissimo problema. E poi la schiena, bisogna chiedere a qualcuno di prepararci a aiutare, se no ci si aiuta con qualcosa di lungo che lo si prepara. Sì, perché ci sono le spazzole anche per la schiena, bisogna pensare anche a quello, perché poi tra l'altro è bello avere un'abbronzatura uniforme davanti e dietro, insomma. E soprattutto sui glutei, praticamente all'interno della gamba, che questa parte qua è molto importante, all'interno della gamba, di andare cosce bene, glutei. Cosce e glutei sotto qui, verso le ascelle, dove noi andiamo a aprire tutti i pori della pelle, che sia al mare, sia facendo le lampade, è una bella abbronzatura e dura molto molto di più. Molto di più, ma ci devi ricordare velocemente la ricetta magica per questo scrub, allora, da mettere sul guanto. Okay. Un cucchiaio e mezzo di mandorle non spellate, e un cucchiaio di olio d'oliva extravergine e un altro cucchiaio di olio di mele. Fantastico, noi ci prendiamo una tazza di tè e torniamo dopo questi consigli per gli acquisti dalla regia, più tardi. Ed eccoci tornati alla stanza del tè, oggi parliamo di bellezza al sole. Ci preoccupiamo molto spesso dell'effetto di invecchiamento che può avere il sole sulla nostra pelle, quindi compriamo creme per il viso e tante cose, ma ci dimentichiamo sempre delle mani, che purtroppo però con il tempo sono una cosa che indica molto l'età, quindi bisogna curare anche quelle, giusto Rita? Giustissimo. Bisogna meglio prevenire meglio che curare. Prevenire, anche perché sicuramente da una persona che non riesce a dar l'età, la prova del 9 sono le mani. Sono le mani, quindi curiamole e teniamole molto molto bene. Come facciamo? Allora, soprattutto la sera, magari anche per indurire bene le unghie, di fare diciamo questa miscela sempre con l'olio, col succo di limone. Sì. Allora si mettono a bagnomaria, restano lì e cominciano a indurirsi un po' di più le unghie. Dopodiché loro che appunto adesso è di moda che si fa questo fatidico French, non vedo mai più nessuno oramai con unghie normali, le vedo tutte quante rifatte, che sono anche molto belle, molto carine da vedere. E dopodiché io consiglierei di fare un bel impacco alla sera, adesso ricettario rosa. Sì, il tuo ricettario rosa, dacci questo il magico trucco, cosa facciamo? Cosa facciamo? Allora facciamo questa bella pappetta con un cucchiaio di mandorle, anche le mandorle comunque io lo metto e lo consiglierei comunque sempre in qualsiasi cosa, soprattutto anche con le mani. Allora prenderemo due cucchiai d'argilla verde, mettiamo lo stesso l'olio di mandorle, un cucchiaio di oliva extravergine e tre gocce di olio essenziale alla lavanda. Fantastico, questa, la lavanda per profumare? Per profumare, si fa questo tipo di siero, di latte, dopodiché ci si spalma sulle mani, però fino all'avambraccio, fino qui sopra, che è molto anche importante. La lavanda ha delle proprietà rilassanti, molto, tonifica, no? Fantastico, tonifica, allora tonifichiamo, allora, apri i pori della pelle. Cosa facciamo? Praticamente dalla punta delle dita fino all'avambraccio. Fino qui, alla fine, per fare un bel massaggio. Ok. Anche una buona crema, perché si assorbe subito, non diventa oleosa, che si assorbe nel frattempo, si riescono a farsi bene il massaggio. E cosa facciamo? Rimaniamo così per quanto tempo? Magari per 10 minuti, per quello non c'è problema. Se no ci sono dei guanti appropriati con una sostanza
che si chiama la paraffina. Sì. Dunque, chi vuole farsi magari una volta alla settimana, va in erboristeria o va nella sanitaria, la paraffina con dei guantini, dentro, dopo fatto questo bel impasto con questa bella crema, dentro 10 minuti, un quarto d'ora, voilà, il segreto è fatto. Fantastico, lo sai che io consiglio a questo punto di farsi l'impacco, sì, e rimanere fermi a guardare, brava, la stanza del tè, vero? Con tutti i nostri consigli. E poi cosa facciamo con il resto del corpo? Possiamo adoperare l'argilla, no? Sì, anche... allora, soprattutto per la cellulite, che adesso si combatte molto per andare al mare, sempre l'argilla verde. L'argilla verde ha delle proprietà dove ti tira fuori tutte le tossine, mm-hmm, e dove rassoda e fa sparire, diciamo, quei punti da materasso. Quindi impacchi sui glutei, naturalmente, sì, glutei, cosce e ginocchia. E ginocchia soprattutto, okay, e anche il polpaccio. Fantastico. 15 minuti, si sciacqua sotto la doccia e siamo quella, pronti, sì, anche per arrivare in spiaggia per la prova costume. Ci prendiamo un'altra tazza di tè e torniamo dopo questo spazio di shopping. A più tardi. Bentornati alla stanza del tè, è arrivato il caldo, le spiagge ci chiamano. Oggi parliamo con Rita Felice di tutti i trucchetti per essere anche più belli quando, sì, siamo al mare, perché di solito è un'esperienza abbastanza selvaggia, capelli che vanno dappertutto, non si sa mai come sistemarli, no? Soprattutto. Sabbia, eccetera. Cosa facciamo? Allora, io consiglierei prima della stagione di andare al mare di tagliare un po' le punte un po' dappertutto, magari lasciare, sì, la lunghezza, ma andare un po' a sfilare, a scalarle un pochino per togliere le doppie punte. Anche perché il mare dovrebbe aiutare, no? Un po', no, il capello, non tanto, no, lo sfibra? Lo sfibra, perché troppo sole, salsedine, acqua, va a seccarlo, lo va a sciupare abbastanza. Allora, tagliamo? Sì, un pochino, poco poco, e magari caricare un po' di più verso settembre, che la stagione è finita, dove noi andremo a tagliarli un po' di più e magari fare anche una cura curativa, cioè una, sì, bella ricostruzione delle punte per risanarli, così andiamo a evitare di tagliarli, e dopodiché magari fare una buona maschera, diciamo, per il contenuto di tutto quanto la capigliatura. Perfetto, questo è il ritorno. Molto, sì, e soprattutto invece... tagliare un po'. E le fiale per un po' di ricostituente, sì, questo lo consiglio sempre, sì, a settembre. Ma il mio problema adesso, che ci devi risolvere, sì, è cosa facciamo quando siamo al mare? Perché quando siamo al mare, vabbè, in spiaggia uno se li, sì, tira indietro, certo, un po' d'olio, qualcosa, beh, e siamo a posto. La sera è una tragedia, perché ho l'umidità, o questo, sì, insomma, cosa possiamo fare? Io consiglio che i capelli lunghi, decolorati, biondi, magari come i miei, e andare al mare, non è che si seccano mai di più, perché dopo 2 o 3 giorni diventano stoppa, magari consiglio di mettere un cappellino, allora, sì, un cappellino perlomeno si nasconde abbastanza dalla riparazione del sole, una bandana, sì, un qualcosa, un molettone. Chi li ha tanto secchi, chi ha fatto stirature, chi ha fatto permanenti, che sono drastici ormai per quante creme mettono, che succhia abbastanza il capello, io consiglio un impacco di olio d'oliva e con un molettone farli rimanere lì, oppure chi non vuole l'olio d'oliva magari anche la crema, diciamo, mm-hmm, no? Balsamo, come lo volete chiamare, o il condizionatore, da lasciarlo proprio in posa tutta la giornata che si sta lì al mare. Quindi dalla mattina alla sera, sì, mettere un qualcosa che li tenga, no, no, durante il giorno finché si prende il sole, okay, proprio invece di bagnarle con la salsedine, bagnarle e fare questo impacco di olio d'oliva. Olio d'oliva? Olio d'oliva. Ma che ha una profumazione un po' forte, no? Non dà fastidio? No, non dà fastidio, per quello al limite è accompagnata con del conditioner, che sarebbe il balsamo, magari, ecco, magari dalle lunghezze, con un molettone se lo tirano su, la sera fanno la doccia, normalmente non l'hanno sciupato il capello. Sì. Ecco. Ecco, la sera, sì, la fonatura comunque un minimo per essere, sì, dopo alla sera, alla sera, magari ogni 2 o 3 giorni possono fare benissimo, sempre che i capelli secchi e lunghi, molto da trattare, si mette una bella mascherina, diciamo, con anche la punta stessa, si raccoglie questa coda, si mette l'olio d'oliva, mm-hmm, con il germe di grano, si avvolge con la carta stagnola, si sta 15 minuti, dopodiché si vanno al shampoo, si vanno al conditioner, si fanno la sua piega e sono belli morbidissimi. Meraviglioso. Sì. Allora ci prendiamo un'altra piccola pausa, poi parleremo ancora di rimedi fai da te per i capelli. Sì, per i capelli. A più tardi, dopo questo spazio di shopping.